alle nostre spalle il Teatro Tasso, Margherita Jucena, 1976. Gli incontri del cinema celebravano 10 anni dalla loro fondazione, dal loro approccio a Sorrento. Venne proiettato qua, in questo ambito, in questa occasione, il film Il colpo di grazia, tratto dal romanzo di Margherita Jucena. Abbiamo visto il film, allora qui all'ingresso alla maschera era Amedeo Natrella, Gianluigi Rondi, la proiezione era riservata ai giornalisti. Gianluigi Rondi, accerchiato da un po' di giovani ragazzi come me, autorizzò a vedere questo film facendo un cenno a Donna Amedeo dicendogli falli entrare questi ragazzi, non solo oggi ma anche nelle prossime giornate. Vedemmo il film, in anteprima assoluta era proiettato, in sala, non ricordo se c'era il regista e gli attori protagonisti, però era di mattina alle 11. Ebbene, racconto di questa storia per collegarci all'evento di domani mattina legato alla sistemazione di una targa nell'albergo Sirene. Perché questo film è stato tratto dal romanzo di Jucenar, ma Jucenar lo ha scritto qua, nell'Hotel delle Sirene nel 1938. Lo ha visto, lo ha rivisto, ne avrà scritte non tutti i capitoli, ma buona parte di essi sono stati concepiti qua a Sorrento. Anche se nella trama è un po' particolare, si parla del Baltico, di una visione dei soldati del Baltico. E quindi dalle atmosfere tirrene e mediterranee si riverbera nel sud. Ci auguriamo che domani, se non tutto il film, ma almeno uno sprazzo di questo film, sia pubblicato all'interno della manifestazione. Sospendi. Al Cinema Teatro Tasso siamo passati al Sirene perché è qui che domani si svolgerà la funzione di scopertura di una insegna che ricorda la presenza di Margherita Jucena, che è stata qua 2 volte a 20 anni di distanza l'uno dall'altro, nel 1938, maggio 1938, e voi non c'eravate ancora, vero No, direttore? purtroppo non ancora, però deve essere E consegnato. anche nel 1958. In verità, in prima istanza alloggiò all'Hotel Tramontano, alle nostre spalle, Maison du Tasso, allora era chiamato, ma la differenza è minima e irrisoria, perché a quel tempo, nel 1938, quando gli eredi di Guglielmo Tramontano, sindaco di Sorrento, nonché proprietario dell'Hotel Tramontano, buonasera, prima acquisì Palazzo Mastro Giudice, che è la casa del Tasso, e poi successivamente questo che è l'Hotel Bellevue Sirene, che è già di per sé art boutique hotel per i suoi contenuti specifici, artistici e dedicati a Pompei, per un passaggio storico importantissimo che non è il caso di raccontare adesso, che siamo concentrati su Margherita Jucena. Alloggia al Tramontano o al Sirene indifferentemente e indipendentemente perché la proprietà era una sua. Alla morte di Guglielmo, le due figliole, una va in sposa ai fratelli Flus e quindi ereditano e prendono il Bellevue Sirene, poi successivamente c'è un altro passaggio in anni subiacenti e l'altro rimane l'Hotel Tramontano. Margherita Jucena in queste stanze con la sua amica Greta non era qui come una torre d'avorio per concentrarsi sugli scritti, bensì per fare una serie di viaggi. Già venendo da Napoli, prima di arrivare qua, passa da Positano a trovare il suo amico pittore Orloff, il quale gli ha dedicato un ritratto e quindi la invita a una piccola permanenza positanese. Lo diciamo perché il nostro pubblico, Positano News, è costiera Assolutamente. amalfitana e costiera sorrentina.
Ma è qui che nasce e viene concepito, concepire è una parola un po' troppo grande, ma sicuramente chi era Margherita Jusenar, perché merita un posto importante nella lista degli ospiti di questo albergo e quindi abbiamo un rappresentante dell'accoglienza e della ospitalità. E qui sulla soglia d'ingresso è colui il quale vi rivolge il primo saluto, è colui il quale vi dà il benvenuto. Qual è il tuo nome? Roberto, molto piacere. Buonasera. Roberto, come accoglieresti Margherita Jusenar, questa giovane signora con Diciamo la sua... che penso che l'accoglienza si debba comunque, proprio parlando di accoglienza, vedrete proprio. Margherita non arriva in Mercedes sicuramente, ma molto probabilmente venendo da Napoli o arriva in carrozza, ma più sicuramente era il tempo del mare, le vie del mare erano quelle che vincevano. È assurda le cronache recentissimamente negli ultimi anni perché le mostre dedicate ai vari imperatori, Traiano, e noi siamo stati a Roma per vedere i pezzi del Museo Correale in occasione di questa mostra. Quindi si è parlato di imperatore e proprio parlando di Adriano, questo imperatore speciale che circa un terzo della sua vita lo trascorre, del suo imperato lo trascorre in Grecia. E come tale torna con la barba, torna con un esercito di maestri, scultori, matematici, pensatori e filosofi e cambia questa atmosfera, costruisce la sua villa e in via del tutto coincidenziale, guarda caso, il capo della spedizione archeologica che sta operando in questi anni, da 5 anni a questa parte, è un sorrentino doc, è Francesco De Angelis, che è docente accademico della Columbia University in America e porta tutti i suoi studenti a Tivoli nella villa di Adriano, quell'Adriano che nel suo grande romanzo Margherita Jusenà in prima persona ne racconta le vicissitudini, le sofferenze. Un imperatore che ha avuto delle battaglie, ha vinto, ha perso, ha strutturato una costituzione. Intanto è una bambina che dopo 7 giorni dalla nascita muore la madre, non frequenta un solo giorno di scuola, ma è accademica di Francia, la prima donna accademica di Francia, quindi oltre un Nobel, oltre qualsiasi accezione. Ma andiamo a vedere dove sarà posizionata la sua lapide. Piazza Vittorio, alla fine di quella che noi amiamo chiamare la veranda sorrentina, no? Con questa copertura, il colonnato e la copertura con il glicine adesso, con l'uva cornicella un tempo. Eccola la lapide. Non la scopriamo, non la tocchiamo, sbirciamo solamente. Non mi inquadrare, non mi inquadrare. La lapide fa proprio riferimento al colpo di grazia che guarda caso nel 76 e non a caso noi siamo partiti dal Cinema Teatro Tasso con l'allora donna Medea Donatella, il quale è stato presentato in prima assoluta questo film per la stampa del regista Sklolov, con Il colpo di grazia di Margherita Jusenar.